sta accadendo una cosa grandiosa. Questi sono, quest'anno si festeggiano i 70 anni della Rai TV, ma anche i 100 anni della radio. Qualche giorno fa ho parlato con Massimo e mi diceva: ti chiamerà Tullio. Mi chiama Solenghi e mi dice una cosa incredibile, che ha ritrovato i copioni dei programmi condotti negli anni 80 su Rai Radio 2. Elsa Poppin era un programma storico della radio italiana. Dove stanno i copioni? No, allora non è che stanno i copioni, io ho ritrovato i copioni, però siccome tu ci ospiti sempre, sei molto carino con noi eccetera, la scelta era darti dei soldi, ma questo mi sembra di cattivo inelegante, gusto, oppure farti un regalo, ecco. E allora io ti ho portato qua, dove stai, eccolo, fammi qua vedere. Un reperto archeologico. Questo reperto archeologico ha 42 anni ed è una puntata delle 52 che abbiamo fatto di Elsa Poppin Radio 2. Mamma mia. La timbro Rai con tutte le correzioni. E allora appena. Io voglio fare un regalo a voi. Non è finita. Non è finita. Questa non ne abbiamo parlato. C'è un altro reperto, questo è un reperto affettivo. È la prima foto autografata, foto autografa che abbiamo fatto a trio, e c'è anche la firma di Anna. No! Ma questo è un regalo? Ma veramente? Me lo regalate? Ma certo! Sì. Ma anche questo? Eh sì! No! Grazie Massimo! Grazie Tullio! Io voglio fare. Ma che bello! È un bellissimo regalo! Grazie! Io voglio fare un regalo ai telespettatori e alle telespettatrici. È bello cedere quote di sovranità televisiva quando c'è, ecco, tanto talento. Noi abbiamo, prima della pubblicità, 9 minuti e 30. In questi 9 minuti e 30 vi faccio vedere questi due esseri umani molto speciali cosa sono in grado di fare. Adesso entrerà una console radiofonica, faranno un numero ispirandosi al loro programma storico Elsa Poppin su Rai Radio 2. Poi si gireranno verso Infieri e chiederanno loro di essere accompagnati in una versione mitica di un brano di Estaglio e Olio. Questo è teatro improvvisato in TV. Entri la scena, Tullio Solenghi, Massimo Lopez. Radio 2, Elsa Poppin Radio 2 inizia la trasmissione con un stacco pubblicitario. Pubblicità. Gengive delicate, gengive infiammate. Dagli il calcio. Un bel calcio alle gengive e starai subito meglio. Aia, che mal di testa. Hai provato con Nevralgin? Sì. Come hai detto, scusa? Sì, ho provato, niente da fare. Ah. Provalo anche tu con Nevralgin, niente da fare. Che cos'hai, Marco? Perché ti nascondi? Mi vergogno, ho i brufoli. Niente paura, oggi c'è Colaril. Colaril, a base di ormoni, elimina i brufoli, i punti neri, la barba e i peli sulle gambe. Allora, Marco, a scuola ti prendono ancora in giro? No, no, non mi chiamano più Brufolo Bill. Da quando uso Colaril mi chiamano Marisa. Va ora in onda la rubrica settimanale di informazione sul traffico a cura del 4313 dell'Ananas. Tempo buono su gran parte della penisola. È stata riaperta al traffico la statale 1 Aurelia. L'autostrada A14 invece interrotta nel tratto Pescara-Ancona per interruzione. Branchi di nebbia in Valpadana, branchi di lupi in Valsugana. Le autostrade A13 e A14 sono chiuse perché non si trovano le chiavi dei caselli. Attenzione, sulla via Emilia, fondo stradale parzialmente scremato. Sull'autostrada Genova-La Spezia, attenzione all'uscita delle gallerie, forti raffiche di mitra. Riaperto il valico del San Bernardo e riaperto anche quel ristorantino, quello sotto casa di Anita. Quello con 10.000 lire ti strafoghi. Sul,
raccomandiamo a tutti gli automobilisti in viaggio di allacciare le cinture di sicurezza, di non fumare, di porre lo schienale del tavolinetto e il tavolinetto dello schienale in posizione verticale. Tra qualche minuto atterreremo. Grazie, è tutto dal 43.13. E ora, pubblicità. Che bufala questa mozzarella! L'ho comprata ieri. Bella bufala! Cos'è quella cosa gialla sul piatto? È mozzarella di bufala? Bufala via, è andata male. Ho preso una bufala. Davvero? Sul siero. Buona, fresca, genuina. E soprattutto non ti danno una bufala, se è una bufala. Oggi a tavola spuntino nuovo. Spuntino fresco, leggero, fragrante. Che cos'è quello spuntino? È mozzarella di bufala. Ecco, te pareva. Aridaglia con sta bufala. Ma è Bufala Bill. Trasmettiamo ora le freddure minime della notte registrate nelle principali città italiane. Cerbottana, cervo femmina di facili costumi. Ciclostile, eleganza nel pedalare in bicicletta. Apostata, apostolo con prostata infiammata. Pappa Fico, sfruttatore di gradevole aspetto fisico. Culinaria, sistema di ariazione dei glutei. Balalaica, testicolo ateo. Stromboli, offesa di origine vulcanica. Culminare, fare uso di supposte esplosive. Ippocastano, ippopotamo ossigenato. Trombosi, malattia che colpisce chi fa troppo sesso. Pretenzioso, sacerdote con molte ambizioni. Assillo, scuola materna sarda. E infine abbecedario, espressione di sollievo nell'accorgersi che è arrivato Dario. Ah, beh, c'è Dario. Con le canne di bambù, du, 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 du.